Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, il mio primo video su FIFA che dedico all'espansione dei mondiali che è uscita proprio ieri. In questo video vi farò vedere le modalità principali disponibili e con l'occasione approfitterò per fare un piccolo spacchettamento con alcuni FIFA Points che ho accumulato nel corso del tempo. Dunque, prima di tutto vi faccio vedere il frutto di un primo leggerissimo spacchettamento che non ho registrato, che dimostra quanto il gioco sia forse un pochino meno avaro rispetto al foot normale. Nel senso che attraverso 10 pacchetti sono riuscito a trovare già Sterling, Snyder, Lulic, che non è che sia questo granché, ma come esterno sinistro del continente europeo è sicuramente uno dei più validi, Pjanic e De Gea. E Juanfran, che pur non avendo un overall particolarmente alto, è sicuramente un giocatore valido come esterno destro. Detto questo, piccole precisazioni. Dunque, a livello di chimica, il gioco ruota intorno ai continenti e alle nazioni. Di conseguenza, se volete avere un'intesa altissima, dovrete necessariamente puntare o su giocatori della stessa nazione o su giocatori dello stesso continente. Alla luce dei giocatori presenti, mi sento di consigliarvi la scelta di una squadra europea, perché prima di tutto avrete molta più scelta e trovare giocatori forti non sarà così complesso come magari, nel caso in cui doveste optare per una squadra basata su giocatori sudamericani, visto che lì sono semplicemente quelli argentini, brasiliani e qualcuno dell'Uruguay, quindi diciamo che creare una squadra molto molto forte è più complesso, anche se obiettivamente un mix tra Argentina, Brasile e Uruguay sarà sensibilmente più forte rispetto a quello che potreste ottenere con una nazionale, una squadra europea. Detto questo, che altro dire? Iniziamo lo spacchettamento, vediamo un po' cosa succede. Cosa importante che probabilmente alcuni di voi non sapranno è che i pacchetti dell'Ultimate Team dei mondiali presentano giocatori che non possono essere in alcun modo scambiati, venduti, e di conseguenza ve li tenete. Se trovate un doppione dovete buttarlo e così via. La cosa importante però, anche se non è che sia questo gran regalo, è che ogni pacchetto dei mondiali FIFA 2014 contiene anche un pacchetto oro standard per la modalità principale di FUT 14 di FIFA, quella base, diciamo. Non che ci troverete granché, ma è comunque un modo per magari fare qualche soldo in più per tornare qui e comprare qualcos'altro. Comunque, adesso partiamo, abbiamo un bel po' di FIFA Points, per cui 11 pacchetti riusciamo a portarceli via. Vediamo un po' cosa succede col primo. Dita incrociate. Guediora. Il più forte è Guediora. Beh. Corona che non è la birra. Miniatis. Megia. E Lidigin. Con tre consumabili che non ci facciamo una mazza. Tre magliette del Giappone che non è male, dell'Australia che non si può guardare, del Cile che è inguardabile. Ecco qui vedete, c'è il pacchetto normale che si può riscattare tranquillamente e poi, ah beh, Kewell c'ha 50 anni, ancora gioca, questo fa capire un po' l'Australia com'è messa. Mandiamo tutto al club. Caro Kewell, mi dispiace tanto per te, ma ti scarteremo. Secondo pacchetto. Proviamo questo qua, sperando che magari esca qualcosa come Ronaldo, Messi o qualcuno di quel livello, anche se sicuramente non accadrà mai. Beckerman. Alzi la mano chi lo conosce, io no. Johnson, che ha giusto la velocità, Ytinga che non si può guardare. Vidosic, Rodriguez che è una gran sega anche lui, Mina, Sakai e Omare Hitzfeld. Beh, questo non è male, un allenatore della squadra. Poi contratti, lo stile d'intesa muro che ci facciamo ben poco, ma va bene uguale.
un pacchetto gratis che lo riscattiamo e mandiamo tutto al club. L'ennesimo pacchetto tristissimo che dimostra come Electronic Arts ci prenda riccamente per i fondelli, perché non c'è verso di trovare un giocatore decente neanche a quello dei mondiali, anche se dovrebbe essere una festa per tutti, ma evidentemente da solo per loro che prendono i soldi dei nostri FIFA Points. Eguren, 44 di velocità, questo gran giocatore devo dire. McKay, Ziller, ottavo portiere della Germania. Yu Suk Jung, Leveron, che è Varane, questo è discreto, un difensore della squadra principale che ho io a livello europeo, un buon panchinaro. Riscattiamo il pacchetto e mandiamo tutto al club. Tristezza disumana. Avanti. Il terzo pacchetto, che se si continua in questo modo probabilmente sarà l'ennesima depressione estrema anche qua. Defoe, ecco, questo come compagno di Sterling in attacco non dovrebbe essere male. Mesba, che oltre a essere di un continente che ha ben pochi giocatori, serve a poco perché è una gran pippa anche lui. Bender, che non è malaccio come mediano. Zahirovic, dei contratti, bene, questo lo scarto così magari ci facciamo qualche lira in più. Forma fisica ne ho in quantità industriale. Tyler doppione, beh, complimenti. La maglietta dell'Argentina, la seconda, che non è malaccio. Quella dell'Ecuador, sempre seconda. Questo lo scartiamo così magari arriviamo a 15.000 crediti e ci scappa un altro pacchetto. E si continua, facciamo un altro pacchetto, sperando che qua ci sia qualcosina di un po' più consistente rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso, perché così facendo la squadra rimane purtroppo quella che ho, perché non c'è nessuno degno di nota. Verame, ah beh, Verame che è Williams, Langerak, Sanchez, che non sia mai che mettono quello del Cile, Narsieg, che questo come attaccante esterno, peccato che non gioco a tre punte, Seic, Sudani, Lee, Paolo Bento, oh, Fabio Capello, ecco, questo potrebbe essere un bel allenatore per la squadra. Questo lo riscattiamo per dopo e inviamo tutti al club, tranne il buon Wilmots che lo scartiamo. Come vedete, di giocatori forti non ce ne sono neanche a pagare, e evidentemente il fatto di aver trovato uno come Snyder e uno come Sterling è stata semplicemente una leggerissima botta di culo che non si ripeterà. Qua magari uscisse fuori Ronaldo, appena volta, mai visto, neanche col binocolo a FIFA, se non nelle squadre altrui. Ecco Abate come esterno. Oh, Candreva! Perché l'hanno messo come trequartista Candreva a sto gioco? Che è l'esterno destro più forte che ci abbiamo, ovviamente lo mettono come trequartista per rovinarci la festa. Shelby, che ci si fa ben poco. Navas, che non era assolutamente Jesus Navas perché sarebbe troppo semplice. Baccali, che è un esterno destro che come panchinaro non andrebbe malaccio. Sabella come allenatore, e questo lo scartiamo, arriviamo a 15.000 crediti. Riscattiamo il pacchetto, si è intesa Falco che non ci si fa nulla. Questa ti pare che rimanda la maglietta dell'Ecuador, tutto al club e via. Proviamo con gli ultimi 5, sperando che ci sia qualcosina di meglio di quello che abbiamo trovato. Almeno un 85, un 86, qualcosa di che possa fare veramente la differenza nelle partite online, perché così facendo la vedo abbastanza male. Spiropoulos, no, no.
Onyenovsky. Honda, ecco Honda, nel caso in cui uno volesse fare la squadra giapponese, chi la vuole fare non lo so, ma se volete fatela. Boglio, Castillo, no, Zaccheroni no, Zaccheroni mi rifiuto, è tutto mestiere. Ah, un'altra volta Kewell. Dio mio. Andiamo tutto al club, compreso il buon Zac. Mamma mia, che tristezza, andiamo avanti con quest'altro pacchetto, il quart'ultimo, dai, 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 come diceva Ferretti, Ciolis che non giocherà neanche a briscola, Raimic, un mediano con 34 di velocità che a quanto dimostra la foto ci avrà probabilmente 70 anni. Biglia che lo fanno perennemente una pippa. Schürrle, ecco, Schürrle è veramente un bel esterno che potremmo mettere sicuramente titolare volendo. Sumaila, che sembra un insulto fiorentino. Riscattiamo questo qua. Questo lo scartiamo perché non giocherà mai e poi mai una squadra e mandiamo tutto al club. Ultimi tre pacchetti con i FIFA Points, poi passiamo ai crediti che come vedete ne ho pochi pochi pochi, ma li butto tutti perché tanto ormai sul foot normale non ci spenderò mai più una lira, anche perché sono soldi buttati, come sicuramente potete confermare anche voi. Gonzales che non ci interessa, Faizulin che non ci interessa, Jabari che non ci interessa, Fernando l'unico brasiliano scarso che si sono portati ai mondiali, Scolari che potrebbe andare bene come allenatore di una squadra basata sul Sud America, Suarez che pare che poteva darmi il Suarez quello decente, il giocatore, contratti, architetto che non ci si fa una mazza, la maglietta della Colombia e il pacchetto. Ecco, il doppione di Gea, l'unico buono che avevo trovato nel pacchetto, ovviamente è un doppione. Classico, peccato che non si possono scambiare, sennò quello sicuramente si vendeva parecchio, parecchio bene. Ultimi due pacchetti, poi passiamo ai crediti. Ah, che tristezza. Ronaldo, 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 Ronaldo! Fammi saltare la sedia una volta! Niente. Ramirez, Dumbia, ecco questo se uno vuole fare una squadra africana non è malaccio, ma. Anthony Lopez, Martinez, questo non è malaccio, ma tanto gli allenatori cambia poco. C'è anche poco da. L'unico modificatore che non serve a una mazza che vale un pacchetto di patatine è. Non ci si fa veramente niente, questo li cattiamo. I giocatori dell'Australia vanno via come il pane, ovviamente, perché nessuno li usa, per cui ci riempiono i pacchetti proprio con cattiveria vera. E vabbè. Mamma mia, ragazzi. Che tristezza. Ultimo pacchetto. Vediamo un po' se qua ci leviamo qualche soddisfazione. Almeno un 85 me lo darà prima che finisco. Uno. Ho buttato 10 euro. Questi FIFA Points. Ah beh, il buon Barnetta che sono 70 anni che gioca. Salpingidis. Torres non poteva assolutamente essere quello della Spagna perché altrimenti sarei stato contento, per cui non me lo permettono mai. Rabiu. Shin Jung-min. Nyom. La maglietta del Brasile, che bella per carità, ma facevo anche a meno volendo. Mejia che. No, semplicemente no. Un altro Don Fabio. E mandiamo tutto al club. Beh, grandi soddisfazioni questo spacchettamento. Ovviamente tanto adesso tempo. 2 giorni YouTube si riempirà di gente che ha trovato Ronaldo, Messi, Suarez, chi più ne ha più ne metta, perché tanto sempre all'altri succede.
proviamo questi ultimi tre pacchetti della disperazione e si vede che Kim Jung-Wo è proprio Webo. Webo, Comano, Carl, sempre dell'Australia perché come dicevo vanno via come pane. Ecco, l'unica cosa buona è lo stile intesa cannoniere, che forse qualche lì ce la faccio o magari lo metterò su Sterling o comunque sull'attaccante di punta che uso, in maniera tale che migliori un pochino le sue capacità. Vediamo questi ultimi due pacchetti, sperando che ci regalino qualche piccola gioia. Ti prego, almeno gli ultimi due. Vabbè, per la serie le mie preghiere sono state ascoltate, mi da Senderos. Wondolowski, Andrade, North, Bolli. Bolli c'ha una gran velocità, ecco, qui se vogliamo fare i tristoni mettiamo questi in attacco e palla lunga e pedalare. Orellana, Omeruo, contratti, contratti, metà della Costa Rica. E ci ripropone sempre il maledetto Zaccheroni che non lo posso vedere neanche da lontano. E mandiamo tutto a club. Ultimissimo pacchetto. Vediamo che succede qua. No, no, ho sbagliato, no. Non ve li do più i soldi. Basta. Crediti. Insomma, almeno all'ultimo pacchetto. Un 85 per la gloria. Un 85 per la gloria. Un giocatore decente. Ant, ebbè. Ant, Debussy. Questo ve lo pronunciate voi, anche se è un esterno abbastanza decente. Fabian, Fernandez, Roy Hodgson, che non si sa come hanno fatto a pigliarlo come allenatore un'altra volta. E riscattiamo il pacchetto e il doppione. Ti voglio bene, Bender. E andiamo tutto a creare. Bene, spacchettamento di grande qualità. Non abbiamo trovato una mazza, a parte Candreva. E spero veramente per voi che troviate qualcosina in più. Se così fosse, fatemelo sapere nei commenti. E se il video vi è piaciuto o volete altri spacchettamenti, mettete mi piace, condividete il video e ovviamente iscrivetevi. Ci vediamo alla prossima, sperando che le cose vadano un po' meglio, perché così facendo veramente rischiamo il suicidio. Ciao ragazzi!